Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova reaction. Non porto, diciamo, una reaction da un bel po' di tempo. Oggi andrò a fare la reaction al canale di Mr. Massi 81. Prima di iniziare, Mr. Massi è un canale YouTube con più di 100.000 iscritti. Ho scoperto il suo canale per la questione, purtroppo, chiaramente, di Gia Magia e Mr. Massi. Ripeto, non mi interessa nulla il fatto del loro litigio. Su certi aspetti potrebbe avere ragione Gemat, su altri aspetti ha ragione Mr. Massi, perché anche Mr. Massi comunque ha mostrato comunque le prove chiaramente, che molte cose diciamo che Gemat ha in mente. Su una cosa sicuramente al 100% Mr. Massi ha tanto ragione, è che comunque Gemat diciamo dovrebbe avere più rispetto nei confronti di Mr. Massi 81, perché è una persona anche più grande chiaramente. Potrebbe essere anche più colta, chiaramente. Comunque, sto facendo questo video più che altro non per parlare con la questione, ma per fare chiaramente la reaction, perché ho scoperto tramite il suo canale che lui porta anche dei video per quanto riguarda la questione di proviamo cose, cioè, non proviamo cose nuove, che è la serie che porto io. Diciamo, anche lui fa recensioni, diciamo, prova anche tipo snack, bevande e cose varie. Quindi, diciamo, dà diciamo, una valutazione su quello che porta e anche consigli, comunque. Cioè, diciamo che non so se vedrà mai questo video, ma chiaramente dei consigli in cui può migliorarsi comunque. Adesso cambiamo inquadratura e ci vediamo direttamente con l'inquadratura su YouTube. Ok, eccomi qua, adesso qua c'è il canale di Mr. Massi, questo è il suo canale, come vi dicevo, scusate, ho tolto la campa sbaglio, come vi dicevo, il suo canale è un canale con più di 100.000 iscritti, lui diciamo che si occupa di tante cose, diciamo, porta vari generi di video, infatti dovrei anche un po' consigliarlo a mio amico, visto che vedo che tratta anche per quanto riguarda One Piece, dove cavolo è la qua video. Visto qualcosa riguardante One Piece, dov'è qua? Essendo che sì, anche a me piace One Piece, però al mio amico Gabriele, diciamo che lui, diciamo che piace tanto One Piece, no, spero che comunque tratti bene One Piece, che comunque gli piace anche a lui. Forse fa riassunti sulle saghe. Comunque, come dicevo, qua ha fatto dei video per quanto riguarda, ecco, l'ultimo che mi ha fatto schifezze, che passione, diciamo. Ognuno sceglie i suoi propri titoli, io per esempio nella mia serie porto proviamo cose nuove, Duccio per esempio porta solo diciamo Energy Drink, non è che dà proprio i propri titoli, e lui diciamo che utilizza come titolo Schifezze che passione. Anche se pensandoci, pensavo anche io di usare come titolo Schifezze, però ho preferito usare quel titolo per quanto riguarda la mia serie, comunque c'è il mio contenuto. Ma vedo che lui per esempio in questo video ha portato, si porta cose che diciamo che neanche conosco io. Quindi si porta, diciamo, prodotti anche poco conosciuti, ma a quanto ho capito forse anche che gli rimandano. Vedo che per esempio in questo video ha portato le Fonzies e andiamo a vedere, diciamo, proprio la parte dedicata alle Fonzies, visto che ce l'ho anche io e che dovrò portare queste di qua, se non sbaglio, al burro d'arachidi. La croccantezza del wafer. Allora, vediamo dov'è che tratta la questione delle Fonzies. Forse dopo alla fine, sì. È all'inizio, scusate. E allora. Ciao a tutti amici. Troppo in chiacchiere, partirei subito e lo farei partendo proprio da questi, da questo abominio, cioè i Fonzie al gusto arachidi. Che io mi domando e dico come cacchio ti può venire in mente di prendere il croccantino al formaggio fra i più buoni, se non il più buono di tutti, e rovinarlo mettendoci dentro le arachidi. Io ci tengo a precisare, non è che odio le arachidi, però comunque non è che ne vado matto, le mangio così per spiluccare magari agli aperitivi, sono facili, pipipi, però non è che comunque il gusto mi faccia impazzire, per esempio il burro di arachidi mi fa schifo. Però ovviamente li ho comprati lo stesso, li ho notati al supermercato e ho detto vabbè, li provo. Li ho presi lo stesso, anche se sapevo che non mi sarebbero piaciuti, quasi sicuramente non mi piaceranno, perché io sono uno che comunque vuole provare tutto, vuole provare un po' tutte le novità, tutti i gusti possibili e immaginabili e quindi di conseguenza sarà costretto ad assaggiare anche roba che non gli piace. Però sei comunque spinto dalla curiosità. E quindi apriamo e vediamo che cos'è questo scempio. Infatti forte odore di arachide e Fonzie sporcati di polvere marrone di arachidi. Madonna. Mamma mia. Mamma mia. Non devo neanche finire di masticare. Cioè, mi bastano due o tre masticate e ho già capito che fanno cagare. Cioè, mi hanno asciugato la bocca. Ne ho mangiati tre così. Tre così.
mi hanno asciugato. Guarda quanto ce ne sono dentro. Come cazzo si fa a mangiare sta roba? Cioè, chi cazzo è lo psicopatico genio del marketing a cui è venuta in mente l'idea geniale di rovinare i fonzi con le arachidi? Cioè, spiegatemelo. American Edition, ma infilatela nel culo e speriamo che sia una limited edition, cioè limitata per sempre. Cioè, dopo questo non ci riproveranno mai più. Se non avete mai provato la sensazione della secchezza delle fauci e una forte, fortissima sete, mangiatevi questi e siete a posto. Passiamo quindi a questo curioso snack che non avevo mai visto. Allora, diciamo, consiglio Sala, prima di tutto, sembra che nei video grida, però ripeto, non so se gridi nei video o è il tuo tono di voce, perché anche io ho il tono di voce alto, quindi se è il tuo tono di voce non ho niente da dire riguardo. Uno, se ha un tono di voce alto non può farci nulla, prima cosa che volevo dire, chiaramente. Ripeto, puoi provare a controllarti, ma ripeto, anche per me è più forte di me, diciamo, parlare forte, chiaramente, perché ognuno ha il suo tono di voce. Per quanto riguarda la voce, per quanto riguarda la critica, allora, ripeto, si dovrebbe essere, non l'ho ancora provato, però ho provato altri tipi di patatine, per esempio della Lidl, se non mi sbaglio, che sono pastose, cioè, letteralmente, per fare delle patatine, le cose, le raghe, che sono proprio apparentemente pastose. E il gusto già posso intuire che quando, il giorno che io porterò la recensione, calcolatevi che le ho pronti, quindi dovrei provarli cioè, tra un paio di giorni e portarli nel canale nel mese di maggio, cioè, perché adesso sto preparando maggio, quindi penso che a maggio rivedrete questi di qua, questi fonzi di qua nel canale. Già mi immagino che mi faranno schifo, già più che altro che ho provato delle patatine tipo della Lidl all'arachidi e sono immangiabili. Ora, altra critica che voglio dare su Mr. Massi è che dire come fate a mangiarvi queste schifezze e quant'altro sono cose che potreste anche evitare, nel senso che ognuno chiaramente ha i suoi gusti. In America non si sa come mai hanno sta cavolo di tradizione di mangiare queste cose all'arachidi, cioè, usano proprio il burro d'arachidi, la crema spalmabile all'arachidi, oppure praticamente fanno queste cose di patatine all'arachidi. Ripeto, a me faranno sicuramente per schifo. Poi altra critica da darti su questa cosa, anzi non è proprio una critica, anzi un consiglio, scusa, sbagliato, è che ti consiglio di dare delle votazioni. Infatti, per esempio, già sei passato, per esempio, già un altro prodotto, una cosa che ti consiglio magari di fare, diciamo, dare delle valutazioni, per esempio, quella cosa, diciamo, che non ti piace, chi so, gli dai 2, gli dai 1, gli dai 3, molti che fanno tutte le recensioni, ma anche YouTube conosciuti, infatti quelli magari non li porto nel canale, danno tutti dei voti a quel prodotto. Quindi, se a te questa cosa, per esempio, ti ha fatto molto schifo, potrei, per esempio, dare una votazione, per esempio, di 2. Guarda, adesso ci spostiamo in un altro video, vediamo se trovo qualche altro video che ha trattato qualche lattino, qualcosa che comunque potrebbe, diciamo, possiamo andare a fare la reaction. Ok, ho scorso un pochettino i video, visto che ha trattato anche la Red Bull alla cannella, cosa che ha portato a Tuccio, ce l'ho anche io e devo ancora portarla. Quella addirittura non so quando la vedrete, penso che se ne parlerà ormai verso luglio-agosto che la recensirò quella alla cannella. Ripeto, ce l'ho già messa da parte di prima magazzino e poi provarla. Vediamo dov'è la sezione È che una ne cosa parla. abbastanza disgustosa, ma non nel senso. Vediamo dov'è che ha trattato la Red Bull. Sì, questo Adesso che fa. lo stavo vedendo anche io, ho portato una specie di cetriolo. Mi sa che alla fine, eccola qua, vediamo un pochettino. Fauci. Allora. Pace, però non è che ne vado matto, preferisco altri gusti, diciamo. Quindi probabilmente per un amante della Nutella saranno buoni. Non è che si sente tanto, cioè non sono cremosi come quegli altri, sono molto meglio quegli altri. E se non ricordo male costano anche molto meno. Non mi resta nient'altro da fare che bere, perché ho un po' di secchezza delle fauci. E anche quest'anno la Red Bull ovviamente ci ha deliziato con la sua versione nuova, Winter Edition, gusto pera e cannella. Devo dire che sono piuttosto curioso, anche se pera e cannella non è un abbinamento nuovo per me, mi è già capitato di assaggiarlo svariate volte in forma di tisana. No, ma perché non è rossa? Dai, ma perché? Mamma mia, che fantasia, oh. Comunque, vero? Cioè, voi non l'avreste mai detto, ditemi se non è un'illusione ottica. Cioè, ma voi avreste mai detto che il contenuto di questa lattina potesse riempire così tanto un bicchiere come questo?
Cioè, è grosso sto bicchiere. Cioè, non sembra, eh? Ma impatto sì, sei davvero grande il bicchiere. Pizzica. Un ducazzè la cannella, non si sente? Non si sente la cannella? Che schifo. No. Red Bull alla pera. Neanche un retrogusto alla fine. No, io non... No. La cannella non pervenuta. Delusione totale. No, non mi è piaciuta. Direi che di tutte le varie edition che hanno fatto negli ultimi anni delle Red Bull, questa è stata la peggiore. Detto questo, per oggi abbiamo finito, ovviamente. Ribadisco la cosa di prima. Il mio consiglio è, semmai Mister Massi sta guardando questo video, di dare delle votazioni. Per esempio, qua ha detto, per esempio, non mi è piaciuta. Per esempio, potrei dire, per esempio, dare tipo una votazione tipo di 4 o di 5, quel che sia. Ripeto, io Tuccio l'ha portata già, non so se lui l'ha sentita la cannella, ma chiaramente ognuno di noi percepisce i gusti in modo diverso. Può essere che la cannella comunque si senta, però in un concentrato bassissimo, che magari forse non l'ha sentita tu, ma chiaramente ognuno la percepisce in modi diversi. Ma vediamo se c'è qualche altra recensione particolare che ha fatto e poi concludiamo questo video. Ok, ho trovato un altro video, sempre di Fonsis. Questo di qua comunque l'ho portato anche io nel canale. Non so se il video già è uscito, devo uscire in programmazione, ma penso che già sia uscito a gennaio, se non erro, quindi l'ho portato già. Ciao a tutti amici di Schifezze che Passione. Allora, andiamo un poco avanti. Questo è un energy drink, aspetta un attimo. E oggi quindi mi sparo nel gargarozzo questa bevanda, ora. Credo sia una sorta di bevanda energetica naturale, un liquido... Forse l'ha portata Duccio, io ancora non l'ho trovata questa bevanda, per esempio. Ecco, questa è di qua, intesa, le Fonsis. Vediamo un po' cosa pensi. ...utilità fatta lì. Un bel po' che le vedo in giro, non ho mai avuto il coraggio di comprarle. Poi ho visto che c'erano anche su Amazon, non costavano niente, ho detto... Queste dovrebbero essere al pomodoro. Che passione, magari qualcuno me le regalerà. E in effetti è andata proprio così. Sono la Bomber Edition, quindi questo dovrebbe essere un calciatore. Io non me ne intendo di calcio, credo sia Christian Vieri, boh, non lo so. Comunque uno che mi è sempre stato sul cazzo, non lo so perché. Gusto pomodoro e chili. E quindi assaggiamo. Queste erano comunque buone davvero, vediamo cosa ne pensa lui. Inquietanti. Tutte rosse ovviamente, o comunque quasi rosse, perché la polverina colorante rossa gliel'hanno sbattuta sopra, ma originariamente i Fonsis, come tutti sanno, sono gialli. Quindi giallo più rosso viene fuori questa specie di arancione puntinato, come i vecchi retini dei fumetti degli anni 70 o dei quadri della pop art di Liechtenstein. Ma assaggiamo. E porca puttana che sfiga oggi. Perfino le Fonsi, che fino ad oggi non avevano mai sbagliato un colpo, sono riuscite a fare un gusto inutile. Assolutamente inutile, non sanno di un cacchio. Cioè, un Fonsi veramente insulso. Cioè, che cos'è sto gusto qua? Pomodoro e chili. Ma dove? Cos'è? Polvere dei mobili. Cioè, veramente una delusione totale. Sono patatine buone solo per colorare le dita, per ungerti tutte le dita, ma... sapore veramente poco, il chili si sente proprio lontanissimo, cioè sembra proprio vecchio, ammuffito, il pomodoro non si sente, veramente una merda. A questo punto mi sa, cari miei, che... Aspetta, quello hanno quella carne secca che pensavo che fosse la raghide. Comunque, ripeto, io quando le trovai ottime. Chiaramente ognuno ha i suoi gusti, lui sicuramente avrà percepito veramente pochissimo il gusto. Io, se non mi sbaglio, il chili lo sentì in queste patatine veramente pure poco, però il pomodoro si sentiva, sinceramente. Poi non so, ripeto, ognuno
ha una percezione dei gusti in certi prodotti diversa, ripeto, come ho detto prima. Come ho detto, l'unico consiglio che do a Mr. Massi è, diciamo, di dare dei voti alle cose che va provando, e poi chiaramente non so se urla, se non urla è sotto di voce, niente da dire a riguardo. Fatemi sapere nei commenti se conoscete altri YouTuber che fanno recensioni un po' come fa Mr. Massi, ma io, Tuccio, così vado a dare una reaction, fare la reaction e vediamo un pochettino. Cosa in cui dovrebbe migliorare quella persona, oppure se quel canale comunque è perfetto, non c'è niente che comunque deve migliorare. Se questo video vi è piaciuto, mi lascia un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!